Franco Nero è il protagonista del film Rosso Istria, uscito ieri nelle sale italiane. Al TG2 dice: continua a recitare con entusiasmo. Con questa storia volevo raccontare le foibe. Franco Nero è il protagonista del film sulla tragedia delle foibe Rosso Istria. Lo ha intervistato Laura Pintus. Ecco qui il famoso Camelot. Era il 67 quando fra Franco Nero e Vanessa Redgrave scoppiò la stessa passione che fra Lancillotto e Ginevra. 220 film, sembra di rivederli tutti i suoi personaggi nelle sfumature di quello sguardo magnetico, fiero, che ha stregato pubblico e grandi registi di tutto il mondo. Questa volta Franco Nero interpreta un intellettuale nel film Rosso Istria, sull'orrore delle foibe, diretto da Maximiliano Hernando Bruno. La storia è quella di Norma Cossetto, una giovane stuprata e uccisa dai comunisti di Tito. Lui non usa le armi nel film, ma usa la parola. Perciò i titini lo temono, perché è una persona colta e può essere più dannosa delle persone che hanno le armi. Carisma e presenza scenica, condottiero ufficiale dei Carabinieri nel giorno della civetta dal romanzo di Sciascia, Abele nella Bibbia di John Huston, Garibaldi, Franco Nero ha spesso interpretato la figura dell'eroe dei tempi antichi e moderni. Penso di essere l'unico attore che ho fatto personaggi di 30 nazionalità differenti. E i progetti non finiscono mai. In programma il ritorno di Django. Il mio nome è Django. Finché starai con me, nessuno ti farà del male. Mi sono molto divertito e continuo a divertirmi, perché ho detto finché ho entusiasmo continuerò questo lavoro, il giorno che l'entusiasmo mi abbandona smetterò. Si chiude qui questa edizione del TG2, il TG2 torna domani alle 13, però vi ricordo alle 23.30 la nostra rubrica Punto di Vista, che si occuperà delle guerre nel mondo a partire dalla situazione di crisi in Libia. Grazie per la vostra attenzione, una buona serata.